Sì. Capito? Siamo con l'uomo dentro. Con pazienza, ragazzi, oggi non voglio vedere fretta nella giocata. Molta pazienza. Non complichiamo la partita. Ma sta bussando. Vi dico come iniziamo. Allora, Crescenzo, Rino, Antonio, Gianluca e Peppe. Teniamo alto il ritmo, ragazzi. Noi abbiamo la possibilità di fare sostituzioni in continuazione. Teniamo il ritmo molto alto. Momento che mo è così a piano mimmo per dare la mano. E Biccano? Che stava con il mio portiere mai mai? Casacche, voglio tutto cosa. Ah, ma via l'acqua per noi però. L'acqua per loro ci ha murato, eh. Sì, sì. Ma via l'acqua per noi. E il testa coda della prima giornata di ritorno di Serie C1, la prima sfida del 2015 con l'Ancora Amalfi che cerca di conquistare i primi punti davanti al pubblico amico, ma di fronte c'è la Feldieboli, padrone di casa, con il fresco papà Verderame in porta. Gli ospiti che vogliono consolidare il loro primato in classifica, vogliono tenere a distanza il Saviano, pronti anche per affrontare l'avventura in Coppa Italia nella fase nazionale. Il tecnico Carlo Cundari, che abbraccia il capitano della squadra avversaria, alla stretta di mano di Mimmo Lagrotta, allenatore dell'Ancora Amalfi. Andiamo a vedere le fasi salienti del match. Subito questo tentativo di Andreozzi, poi la risposta sul calcio di punizione di Amendola, ancora la chance con Esposito e la parata di Verderame. Attenzione, ancora il tentativo di Maggio, la palla poi con il tocco sotto misura di Esposito, la risposta di Verderame. L'Ancora Amalfi è sempre pericoloso nelle ripartenze, qui si deve salvare con il tuffo Costigliola, poi di nuovo questo 1-2 con la grande parata di Verderame. Il calcio di punizione del capitano con la risposta all'estremo difensore della Feldi, che prova a trovare il gol del vantaggio qui con questa conclusione in mancina, ma Verderame è ancora attento tra i pali. Poi attenzione alla destra che va a colpire la traversa del numero 10 Lupo. È una partita equilibrata con Andreozzi che prova a sbloccare il salvataggio sulla linea. Altro calcio di punizione, altro salvataggio sulla linea, con le due squadre che vanno all'intervallo sul punteggio di 0-0. È una partita molto bella con l'Ancora Amalfi, che ancora una volta sta dimostrando di poter dare del filo da torcere a chiunque. Ci prova Andreozzi con la risposta di Verderame, poi attenzione al tentativo ancora del team di Carlo Cundari, questa volta con il destro sul primo palo, il salvataggio ancora di Verderame, poi la conclusione mancina deviata. L'arbitro dice che è calcio di rigore, è una chiamata davvero molto dubbia. Il rigore ci può stare, viene trasformato da Andreozzi con il destro all'incrocio dei pali, poi la risposta della Amalfi qui con questa azione insistita, il tocco sotto, la palla resta lì e poi finisce in fondo al sacco con la deviazione sotto misura del numero 18 Cretella. Prova ancora una volta a venire con Maggio in avanti la Feldieboli, ma non riesce a realizzare questo passaggio all'indietro, diventa un assist per Ammanzi che va a dribblare il portiere e riporta avanti la Feldieboli in una gara sempre molto bella. Qui la traversa colpita da Ammanzi, poi Andreozzi, attenzione alla ripartenza affidata al numero 5 che buca la difesa avversaria, va a dribblare il portiere, deposita la sfera in fondo al sacco. Una rete straordinaria per Peppe Andreozzi, e ancora qui il calcio di punizione guadagnato dall'Ancora Amalfi con il destro di Capitan Buonocore che buca la barriera e riporta in partita la formazione di Lagrotta. Ma in un'altra ripartenza la Feldieboli va di nuovo vicino al gol con Busino, poi attenzione ancora a un'altra chance per Busino che ha tu per tu con Verderame, prova a liberarsi per la conclusione fallita però con il sinistro che finisce sul fondo. Il tiro libero invece viene trasformato da Esposito, il tiro libero della sicurezza che regala i tre punti alla Feldieboli contro un'ottima Ancora Amalfi.